Sassuolo che ritrova, come se fosse un nuovo acquisto, Bugeia, che ha assaggiato il campo nell'ultimo match contro la Roma. La giocatrice maltese è la vera stella di questo campionato, lo scorso anno ha fatto vedere numeri eccezionali. La baby calciatrice maltese, palla però regalata a Dubkova, Bugeia, Bugeia con il destro, si fa vedere Bugeia e ottiene il pallone. Bugeia prova a cercare il numero sulla corsia di sinistra, va via benissimo. E però Bugeia, quando tocca la palla, fa sempre paura perché crea sempre qualcosa di pericoloso. Già battuta la rimessa, Dubkova fa correre Bugeia sulla corsia di sinistra, dentro per il sinistro di Brignoli. Cioccolatino dalla sinistra di Bugeia per il mancino di Brignoli. Sorride Piovani con l'assist determinante di Bugeia, che va a pescare dentro l'area. Sprint, mette il turbo anche Bugeia. Ottimo il numero a deludere l'intervento di Vaituca. Favorisce il recupero palla di Cantore. Bugeia va via benissimo. Bugeia ne salta due. Attenzione all'azione straripante come al solito di Bugeia, che quando parte palla al piede non la ferma mai nessuno. È davvero un spettacolo per gli occhi ogni volta che Bugeia prende palla e parte. Taglia qui in uscita Cox, attenzione, Bugeia, palla sul mancino, dentro per Cantore, Cantore, la palla arriva a Cleland! La maltese, attenzione allo spunto di Filgers, dentro lo scarico per Bugeia! Davanti alla porta, non trova lo specchio, trova solo i cartelloni pubblicitari. Intanto arriva il cambio, è pronto a entrare Parisi ed esce una stanchissima Bugeia. Non poteva giocare tutti i 90 minuti, Bugeia è rientrata dal primo minuto dopo tanto tempo. Un rientro prezioso per lo scacchiere di Piovani, che ritrova la maltese lontana dai campi dall'inizio di stagione. Lei che lo scorso anno ha preso per mano il Sassuolo, trascinando la suon di gol, la suon di emozioni. Davvero una stella assoluta, Bugeia, che davanti a sé ha un futuro davvero strabiliante se continua così.